Vediamo in particolare un caso che ha segnato la nostra epoca, è quello del mostro di Firenze. Per quasi un ventennio ha terrorizzato non solo chi viveva nei dintorni del capoluogo toscano, ma tutta l'Italia. La Toscana si è svegliata di nuovo con l'incubo del maniaco che sorprende ed uccide le coppiette. Stanotte altri due fidanzati sono stati assassinati in provincia di Firenze, nel Mugello presso Vicchio. Buonasera, il mostro di Firenze è tornato a colpire ancora. Le vittime, due giovani francesi, Nadine Murió, 36 anni, e Jean-Michel Crauchili, di 25 anni. Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Tu sai come, quando e dove trovarmi? Io aspetterò. Arrestato a Val di Pesa in Toscana, Piero Pacciani, l'agricoltore accusato di essere il mostro di Firenze. Pacciani già in passato era stato indiziato per gli 8 omicidi attribuiti appunto al mostro, ma si era sempre difeso parlando di calunnie e infamità, anche quando nell'85 una lettera anonima lo aveva indicato come l'omicida di una coppia di turisti francesi. Ruggero Perugini, il capo della squadra antimostro, usa il mezzo televisivo, guarda dritto in camera, si rivolge direttamente al mostro, sperando, come se potesse ascoltare le sue parole. È un salto di qualità enorme. Prima la televisione quasi si vergognava di trattare certi casi. La storia che si racconta nega che si è arrivati a Pacciani, che per me non è il mostro, tanto per essere chiari, che si è arrivati a Pacciani per una lettera anonima. Perugini utilizza il computer e ecco qua, questo è il libro, il mostro è il libro. Conosci molto bene il Se non è caso. morto, io mi dispiace per chi crede nella realtà diversa, insomma, per Il me mostro è il libero, mostro è affermi libero, nel titolo del tuo libro. Pacciani e il Bagnellotti non c'entrano nulla. Per cui lui fa questo tipo di intervento, utilizza la televisione, ma utilizza anche il computer e secondo il racconto che lui fa è proprio attraverso tutti i dati che vengono messi in questo computer, una sorta di intelligenza artificiale di quegli anni. Esce fuori questa macchina, partorisce il nome di Pacciani. Forse anche a causa dei ripetuti servizi giornalistici, dell'interesse delle televisioni, per la prima volta l'Italia vive un'ansia da serial killer. Beh, anche legittima, eh? Cioè, quei delitti sono terrificanti. Pensi che il primo delitto è quello del 68, ma in realtà dal 74 all'85 ogni anno, una volta anche 2 volte l'anno, vengono commessi questi delitti che sono qualcosa di terrificante. E l'Italia ha paura. Con Ermanno Lavorini noi scopriamo che le favole che ci raccontavano le nonne potevano essere vere. Con il mostro di Marsala vengono uccise le bambine e questa volta si passa a dei fidanzati. Delle persone che non hanno la possibilità di stare in una casa, in un albergo, e vengono straziati letteralmente nel momento in cui stanno esprimendo un sentimento.